Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ e posso fare il doppiatore. Manco per il cazzo. Comunque ragazzi, a parte di... ecco perché non posso fare il doppiatore, c'è un motivo. Vabbè, a parte di scherzi, torniamo su Alien Isolation che è meglio. Nello scorso episodio. Nello questo episodio. No, vabbè, raga, dai, per favore, vi supplico. Quanti ce ne devono essere di Alien? Fatemi capire di qua. Di qua, veloce, 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 posso correre, non mi frega un cazzo se mi sente. No, invece forse me ne frega, veloce! Vai, 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 no, 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 se arriva solo, c'ho nel culo, c'ho nel culo, c'ho nel culo, c'ho nel culo. Hai degli insetti schifosi in casa? Bruciali col fuoco. Dove vado? Dove vado? Non c'è niente di qua. Sono incastrato. Vaffanculo! Oh, vaffanculo! Che bellissimi denti. Dove devo andare? Di qua? Sì, ovvio, ma tanto più merda di così non può essere, guarda. Ma ci passa lui qua dentro? Io vado di qua. Comunque, raga, sono veramente contento di questa cosa. Allora, tanto l'avevo, ci avrei scommesso perché mi avete scritto tutti nei commenti che sarebbe... Sei morto, ma quanto godo. Raga, è morto. Dai, l'ho bruciato, l'ho bruciato. Sono vivo? Sono vivo! Sì, sì, sono io. Non ci credo, non ci posso mai credere. Ragazzi, veramente? No, devi morire male. Ragazzi, l'ho ucciso. No, non l'ho ucciso, però l'ho mandato via in una maniera incredibile. Non so come ho fatto a non lo so. Ce la facciamo ad arrivare? Ti brucio pure la famiglia. Che in certo senso è vero perché ti ho bruciato gli ragni. Quanti cazzo sono? Quanti? Quanti sono? L'alieno non è la sola minaccia sulla stazione. No, ci sono dei cazzo di ragni adesso, lo sai. Vai, no, 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 no. Sì, qua, 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 questo. Perfetto. Veloce, non c'è corrente. Non mi ha visto, non mi ha visto. Suka, ragazzi, non mi ha visto. Che botta di culo assurdo, non mi ha visto. Sei cieco però, questo te lo devo dire. Ci senti da Dio, però sei cieco. È tornato, sì, raga, è tornato indietro. Dove devo andare a riattivare la... Sì, tanto sono libero di girare in questi posti bellissimi. Fatemi andare dove volete. Di qua, devo tornare indietro. Sì, buongiorno, ascolti. E lei che cosa ci fa in questo posto appartato? Le va di fare del bunga bunga? No, ok. Scappo di qua. Sei sexy. Tanto non ci arrivi qua sotto. È inutile che... Ma mi ha visto? No, non mi ha visto. Perfetto. Tanto anche se mi vede non è che può strisciare. È tornato su. Vai. Probabilmente ragazzi, programmare il gioco è stato più semplice che giocarlo. Proprio impossibile. Sì, sì. Ce l'abbiamo fatta. Adesso mi devo tipo buttare nei condotti. Nascondermi. Dove mi nascondo che arriverà di tutto? Torna al reattore centrale. Sì, tanto ci sono solo 14 alien in giro. Cioè, quello sente io che cago e non sente un reattore che è attivo. Giuro che sono... Ecco, bravo, se mi vieni incontro ti brucio. Non me ne frega un cazzo di non indietreggio. Non indietreggio, però ci sono i ragni che devono rompere il cazzo. Porca vacca. Lurido stronzo di me. Dove sei? Vieni qua, vieni. Sono dato fuoco anch'io, ma non importa. Perché c'è quest'arma che volteggia? Che cazzo è successo? Non importa. Usciamo. Veloce. Velocissimo. Chiudi, 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 chiudi. Bravo, bravo, zio, bravo. Io non ce la posso più fare. Ma si finisce questo gioco. I miei capelli ne stanno risentendo. Vai. Posso distruggere il nido? Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi. Ma dai! Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Praticamente, ragazzi, devo scassare questi cosi. Il problema è che io lo faccio. Se sovraccarico sta roba, praticamente il nido di prima di Alien se ne va, minchia, e tutti esplodono. Però il problema è che lo devo fare io! Non lo può fare qualcun altro, no? Tipo sti stronzi che camminano, madonna, che ti picchio la mamma. Ragazzi, sono circondato da 827 androidi. Pam! È morto, non è morto, non si fa un cazzo. C'ha la faccia bucherellata, però non è morto, ovvio. Sì, certo. Guarda quanto ho di vita, che schifo. Togliti, se mi tocchi ti ammazzo, bravo. Ma vaffanculo. No, proprio no. D'accordo ragazzi, siccome non va bene se uso le maniere tranquille, vado con le maniere forti proprio. L'ho fatto, ok? Cosa devo fare? Adesso ti togli dai coglioni, per favore. Cosa devo fare? Muori! Niente. Oh. Raga, io seriamente non ho capito un cazzo di quello che ho fatto, ma vabbè. Bene, a posto! Avvia lo svuotamento della sala. Quante cose devo fare ancora? Cos'è? Sta partendo una Ferrari? Che è sto rumore? Vai, 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 vai. Ti prego, ti prego, ti prego, ti scongiuro. Ti regalo una bambola, qualcosa a Natale. Sì, si è aperto. Grazie a Dio.
Allora, ce l'abbiamo fatta? Perfetto. Ok, oh mio Dio. Un attimo di calma. 5 secondi di calma ce li abbiamo, no? Giusto per capire, perché non è possibile. Devo tornare su e poi attivare sta roba. Se non muore Alien, mi girano le palle. Questo è il finale, credo. Minchia, è possibile. Per fare ci ho messo mezz'ora. Vai. Sì, a posto. Siamo nella stanza. Tra l'altro, bellissimo i condotti che finiscono proprio nella stanza che ci serve. A posto, vai. Avvia lo svuotamento. Freccia su, freccia giù. Pur. Vai. Virus, a posto. Tieniti forte. Amica, traballa tutto. Ragazzi, ci siamo. A posto. È saltato tutto. Ok. E la madonna. Mica è casino. Qualcosa mi dice che ci sarà un blackout, però non lo so. È un mio pensiero questo. Si farà male Alien, spero. Un pochettino, credo. È salito sopra. Ma serio? È salito sopra il reattore. Ma esplode tutto, tipo. Non è esploso un cazzo. Non è morto. Vaffanculo. Dimmi che esplode, per favore, almeno adesso. Niente, non è esploso niente. Cosa devo fare? Ragazzi, cosa? Non è morto nessuno. Sono ancora tutti lì. Torna da ricar... Sì, vabbè, ma è pieno di alien ancora. Cosa dobbiamo... Quanto deve continuare questa cagata? Devi andare al centro medico. Ora. Lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito. Devo tornare quindi al... come si chiama? Al centro medico, perfetto. Allora, praticamente, ragazzi, devo trovare un'ambulanza di quelle spaziali, navicelle piccoline. Perché c'è una nave che sta vicino alla nostra. Basta, Stiandro, basta, Leandro, vi supplico, basta, basta. Avete rotto il... Non ti sparo neanche, mi fai schifo. Mi fai schifo ai proiettili, mi fai schifo. Oh merda. No. Non c'ho lanciafiamme. Scarico lanciafiamme. Ok, raga, stavolta vado di molotov, raga, perché non è possibile che devo morire ogni fottuta volta. Di qua? Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Credo di averla trovata, dovrebbe essere qua, Forse, sì. Dove, cosa clicco? Che faccio? Andare, ecco questa. Perfetto. Vabbè, allora te lo infili nel capranzi. Deve esserci un altro modo. Cerca un potenziamento di livello 3. Sì, ma ovvio, dove lo vado a trovare? A posto. Non pensavo di trovarlo in 0,3 secondi. Credevo di dover tornare indietro. Però va bene così. Ok. Cosa faccio? Devo accarare. Mica peggio degli Anonymous. Tanto sento nei condotti che quello stronzo. Che quello stronzo si sta muovendo. Lo sento, è qua. Ce l'ho fatta. Mi fai entrare, per favore? Grazie, è molto gentile. Sono già nel sistema. Premi il pulsante e basta. Ce lo faccio. Ragazzi, ce la posso fare. Vai, sto partendo. Sto partendo. Via, via. Sto scappando dalla nave spaziale. Non ci credo. Vai, cazzo. Tanto so che qualcosa mi si spiattella sul parabrezza. Invece no. Invece fottutamente no. Cosa devo fare adesso? Vabbè, adesso comando io. Posso andare a casa? Tipo comando io. No, dai, serio. Adesso che sono fuori dalla minchia con sta navicella, possiamo andare a finire sto gioco? Che non ne posso più di infarti e cose così. No, raga, che io mi sogno gli androidi di notte. Questo è il problema. Che? Dove sono arrivato? Ah, ok, ho attraccato sull'altra nave, che non ci dovrebbe essere niente su questa nave. Ragazzi, siamo sulla Nesidora, che sarebbe l'altra nave, bellissimo. Ma io, ma volentieri, se hai voglia di... Dannata. Cosa? No! Dove? Ma anche qui? Perché no? Salve! No, fermo, bravo. No, non ci posso credere. No, devi stare... No, abbassa quell'arma, te la sparo nei coglioni. Cosa fa? Sovraccaricherò il reattore di fusione. Così il reattore diventerà una bomba atomica. Distruggerai la nave e la stazione. Annienterà ogni traccia di quella creatura. Ripley, è l'unico modo. Non posso lasciarla viva. Sì, vabbè, raga, ma mica è un macello. Sta facendo un disastro. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione. Guarda! Foster non è viva. Era mia moglie. La amavo. E l'ho uccisa. Grande zia, fantastico! Taylor, devo fermare il sovraccarico, devi aiutarmi. Vai a quella console. La PlayStation, vai così. Ragazzi, devo capire un attimo cosa. Come faccio a disattivare questo? Minchia, un macello, ragazzi. C'ho l'ansia io, manco mi stesse esplodendo a me in casa sta roba. A posto! Marlo ha forzato il sovraccarico. La nave esploderà. Davvero? Cazzo. Vabbè, è stato bello. Ascolta, io vado, ciao!
No, seriamente, dai, parti scherzi. Cosa facciamo adesso? È morta! Bene, bene, così. L'avrei... scappa! Scappa! L'avevo detto io, l'avrei fatto molto prima della scritta, scappa, va bene. Ce l'abbiamo nel deretano! Come sta tanto per cambiare, raga? Non è che... Merda! Dove vado? Si può entrare nella navicella di prima di nuovo, no, vero? Raga, ce l'ho nel culo, perso, abbiamo perso. È stato tutto inutile fino adesso, potevo morire subito e ero uguale. Vai, 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 vai. Vabbè, se ti appoggi pure alle cose... Oh mio Dio! Che cazzo fai? No, raga, serio. Merda, sono in piedi, vai, vai, alzati! Dai, forza, donna, fai qualcosa, brava. Dove vado? Di qua, perfetto. Sta saltando tutto in aria, bellissimo. Sembrava il corridoio quando andavo a scuola a prendere le pagelle, uguale. Vai, forza, zio, forza. Ah, non ce la faremo mai, tanto lo so. Sono arrivato. Vai, prendi, sganciati, fai qualcosa, non so cosa. Fallo, però. Ok, calmi, c'ho l'ansia che sta salendo a mille, è pazzesco. A posto, dove siamo? Riccardo. Ma poi non ti fa vedere il tragitto, fa rivedere... vaffanculo. Tanto per cambiare. Abbiamo compagnia. È arrivata la sicurezza della Sixon. Tieni pronte le armi, non sono socievoli. Non bastavano i robot, anche gli esseri umani devono cagare le palle. Ma è possibile mai? Ti voglio far del male, giuro. Però ti farò del male. Mi dispiace. Sei brutto. Ragazzi, devo capire. Non so come faccio. Se ci sono pure sti stronzi. Ci mancava veramente solo questo. D'accordo, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Concludo qui l'episodio. Credo che il prossimo. Beh, sono quasi sicuro che sia l'ultimo. Perché minchia. Non ce la posso più fare. C'è sto finale di merda che deve arrivare. Ma vaffanculo. Vabbè, il prossimo sarà l'ultimo. Deciso, decido io. Decido, faccio io. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, e come ogni video trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.